Non stiamo litigando, stiamo solo... Cosa c'è? Prepari qualcosa. Cosa c'è? Mamma e papà parleranno loro. Cosa c'è? Io lavoro l'argento come mio padre e suo... mia moglie... mia figlia... Dara è anche la mia apprendista. È una ragazza molto sveglia. Vedi quei guerrieri di Hammerfell? Hanno delle spade. Ita Almorsan, se scopri delle tracce... Ah, eccolo qui. Questo è tutto ciò. Vorrei ringraziarti personalmente da parte dei Talmor per il tuo aiuto. Tieni. Per l'impegno. Alla prossima. Ondolemar comanda i Talmor a Marca. Lo Jarl può rifiutarsi quanto vuole di ricevermi. Non potrà ignorarci per sempre. Sta alla larga dai guai nella... Una corazza di evocatore. È meraviglioso. Mi piacerebbe evocarmi un belletto caldo.
La cura della megera è pronta a soddisfare ogni tua necessità. Ho pozioni per le malattie. Sai, il fatto è che quando vivi molto a lungo, la gente... Eppure, capisci? Ho persino una pozione per... Grazie. Staremo meglio, per non dire che Betrid sangue argento. Solo che hanno spezzato il cuore a una povera vecchia. Così tanti amici, così tanti parenti, tutti persi nel tentativo di riportare in vita un passato ormai lontano. Un pizzico di antica magia del Reach può curare qualsiasi malattia. Sono l'assistente di bottega. O di qualcos'altro. Che posso fare per te? Attenzione. La miniera di Sidna entrano solo i prigionieri. Sta alla larga. Questa è una prigione di proprietà. Si tratta della prigione più sicura di Skyrim. I crimini. Per cui, a meno che tu non sia qui per scontare una condanna, sta. Non siamo guardie. I sangue argento ci pagano il salario. Qui siamo tutti mercenari addestrati. Se crei problemi. Se ti sorprendo a rubare, ti spezzo l'osso del collo. Sono io a occuparmi dei prigionieri. Se ti sorprendo a rubare, ti... Questo è un vero incarico da guardia. Gettiamoli nella miniera e facciamola finita. Questo è un vero incarico da guardia. Gettiamoli nella miniera e... Se crei problemi alla famiglia Sangue Argento, è qui che finisci. Se ti sorprendo a rubare, ti spezzo l'osso del collo.
Se ti sorprendo a rubare, se ti sorprendo a rubare, ti spezzo l'osso del collo. Questo è un vero incarico da guardia. Gettiamoli nella min... Se ti sorprendo a rubare, ti spezzo l'osso del collo. Se ti sorprendo a rubare, ti spezzo l'osso del collo. Questo è un vero incarico da guardia. Gettiamoli nella miniera e facciamola finita. Nella miniera di Sidna entrano solo i prigionieri. Sta alla larga. Sono io a occuparmi dei prigionieri. Sta alla larga. Sono dietro di te. Tu va avanti, io ti... Non fare idiozie, ti tengo d'occhio. Gino è partito per combattere i draghi e io invece me ne sto qui a fare la guardia. Non fai parte dei miei operai, che cosa ci fai qui? Non ci senti per caso? Io mi occupo del crogiolo e sono in ritardo. Che cosa? No, è di... Però lascia che sia Nepos il naso, ormai...
Non ti piacciono i Nord? Beh, va bene. Però dedicare... Questi operai non fanno che lamentarsi e inventare scuse. Non vogliono che... Molash, l'orco gigante. Non ho tempo per queste sciocchezze. Voglio solo lavorare in pace. Devo tenere gli occhi aperti. Non posso. Se faccio cazzo... Principalmente, prima lavoravano qui alcune persone... Abbiamo perso molti uomini valorosi in quella dannata guerra. Cacciamo i Nord, dicevo. Beh, i Nord sono ancora qui. Cosa c'è? Vado. Spero che tu non sia qui per creare guai. Cosa posso fare per te? L'enclave non fa... Cosa vuoi? Posso mostrarti alcune cose, ma se qualcuno te lo chiede, noi non ci siamo mai incontrati, intesi? Il luogo dove finisce chi non può permettersi una... Siamo... già, benvenuto a Markart, viandante. Grazie ai divini, puoi scegliere di vivere altrove. Non ti... Qui hanno... Serve qualcosa?
Sì? Va bene, basta che abbassi la voce e prometti di non farti più beccare. L'enclave, cosa vuoi? L'enclave non è il posto adatto per uno come... Posso mostrarti alcune cose, ma se qualcuno te lo chiede, noi non ci siamo mai incontrati, intesi? Deciso. Stai indietro. Stai indietro. Hai commesso crimini contro Skyrim e la sua popolazione. Cos'hai da dire in tua difesa? Mi sembra tutto in ordine. Ora puoi andare. Ti insegnerò a ficcare il naso dove non dovresti. È ora di darti una lezione. Qualcuno che non ama che tu vada in giro a fare domande. Coraggio, vediamo cosa sai fare. Hai intenzione di startene lì fermo a prenderle? Reagisci! No! Non sai fare di meglio? Coraggio! Ma non dovevi. Accidenti a... Ti insegnerò a ficcare il naso dove non dovresti. È ora di darti una lezione. Forse allora ascolterai questo. Coraggio, vediamo cosa sai fare. Prendeteli. Manda al tappeto quel montanaro, forza!
schiaccerò come un insetto. Manda il tappeto. Forza! Occupo del crogiolo di Markart. Non so altro. Se l'operaio non si impegna, e ne penso io a motivarlo. Non so altro. Abbiamo bisogno di una pausa. Il calore del crogiolo insomma. Stabile. Ti stai lamentando? Lavora. Hai la forza di lamentarti. Hai la forza di fondere. Scusa, sai qualcosa su questa casa? Hai visto qualcuno entrare o uscire? Faccio parte dei vigilanti di Stendar. Crediamo che questa casa possa essere stata usata per celebrare il culto dei Daed. Stavo giusto per entrare. Seguimi e tieni gli occhi aperti. I Daedra sono creature potenti e pericolose. Non sai mai cosa attenderti da loro. Occhi aperti. Mia moglie Kira gestisce la nostra bancarella di gioielli al mercato. Cibo fresco. Niente polvere. Di recente. Ma la gente che ho interrogato mi ha detto di non aver visto nessuno entrare né uscire. Aspetta! Sentito? Credo venisse da lì. Già, c'è qualcosa qui dentro. Vieni. Dobbiamo andare in fondo a questa faccenda. Vieni fuori. Sappiamo che sei qui.
C'è un'altra porta. Vedi se... c'è ad aprirla. Vedi se riesci ad aprire quella porta. Stendhal misericordioso. Questa non è una daedra come le altre. Ci serve aiuto. Debole. È debole. Tu sei forte. Distruggilo. Va prima tu. Avanti, muoviamoci. Usciamo di qui, ora!
dalla mia testa, Daedra! Ucciderai. Ucciderai. O morirai. Non posso. Non qui. Siamo sotto il controllo del tempo. Decido che tu vuoi. Bene, bene. Senti schiacciare per me. Ti arresto. Vai lì. Sì, la tua ricompensa ti attende, mortale. Più giù. Sì, più giù, nelle viscere. Ci siamo quasi. Il tuo premio ti attende. Pensavi che Molag Bal, il signore della dominazione, ti avrebbe ricompensato così facilmente? Cosa vedi da quella piccola gabbia? Parla. Sì, è un altare al quale si recavano gli uomini per sacrificare gli empi in mio nome. I deboli venivano puniti dai forti. Ma un signore Daedrico ha dei nemici. E la mia rivale Boezia fece profanare il mio altare dal suo sacerdote, fino al tuo arrivo. Vendetta? No. Voglio sottomissione. Voglio che il sacerdote che si è macchiato di quest'onta si inginocchi e mi dia la sua anima. Celebra gli spregevoli riti di Boezia al mio altare, ma ora è sparito, catturato e imprigionato, lasciato a marcire. Salvalo. Lasciagli celebrare il suo rito ancora una volta. E quando lo farà, sarò lì ad aspettarlo. Aspetta, io ti conosco.
Ave, evocatore. Mi dispiacerebbe evocarvi un belletto caldo. Ho molto rispetto per la scuola del re. Skyrim avrebbe bisogno di altri guaritori. Scusami, cosa ci fai qui? Se proprio vuoi saperlo, sono la serva. Quindi, se non ti serve nulla, vattene. Aspetta, va tutto bene. Fallo entrare. Ah, sì. Di cosa hai bisogno? Lo hai sentito. Entra. Serve qualcosa? Mi dispiace per la mia serva. È un po' troppo protettiva nei miei confronti. Cosa vuoi ora? Ti sei rivelato un vero segugio. Sono quasi 20 anni che faccio questo mestiere e mando a morire persone. Tutto perché me lo ha detto il mio re, Madanak. Quando non so come, ma è riuscito a sopravvivere. Ricevo i suoi messaggi e consegno i suoi... Mio caro, cosa ti fa pensare? Ti hanno visto entrare. La ragazza alla... Non sei la prima persona a essere arrivata. È il re straccione. Ha fatto tutto se... Markart. Poi però... Quindi sono venuti Ulfric e i suoi... Salute. Mi dispiace. Una cassa. Thank you.
Ti avevamo avvertito di non creare problemi, ma tu non hai voluto darci ascolto. Ora dobbiamo accusarti di tutti questi omicidi. Ammazzare testimoni. Altro lavoro. La stessa cosa che facciamo a tutti gli altri nativi che vogliono... Avevamo un accordo con Tonare Madana, che prima che tu ed Eltris... Volevi trovare il responsabile di quegli omicidi? Avrai parecchio tempo da trascorrere insieme alla restraccione nella miniera. Non rivedrai mai più il sole, mi hai sentito? Nessuno. Molto bene, prigioniero. Guardati intorno. Sei nella miniera di Sidna e ci aspettiamo che ti guadagni il tuo soggiorno. Qui non trascorrerai il tempo riposandoti in una cella. Qui lavorerai. Estrarrai minerale dalla terra fino a quando non inizierai a vomitare barre di ferro. Hai capito? Non cercare di prenderti gioco di me. Qui sono io a comandare. Se continui così, ti farò mozzare le dita. Perfetto. Aprila. Ehi, tu, scendi. Carne nuova, così morbida, tenera. Com'è stato ammazzare il tuo primo nemico, eh? Vedo che hai l'istinto dell'assassino come me. I dei ci hanno messo qui per assassinio, banditismo, assalto. Le guardie mi hanno Questi rinnegati però non sono come gli uomini che avevo allora. Questi sono degli assassini. Perché sei dentro, recluta? Innocente? Lo ero anch'io. Il mio consiglio? Se me lo chiedi, vuol dire che sei il nuovo ergastolano. Mi dispiace, ma nessuno può vedere Madanak. E non credo che tu voglia parlare con Borkul la bestia. La guardia di Madanak ha una lama piccola, facile da nascondere. Certo potresti sempre conficcare un... Hai un problema con un prigioniero? Prenditi un coltello. Vengono qui una volta al... Quella è anche l'unica occasione. Un nobile... Così sono fuggito. Bottiglie di... I prigionieri la fanno... Perché sì... Un giorno i rinnegati coloreranno le mura di Markarth con il loro sangue. La prigione non è male, in fondo. Nessuno se la prende quando uccido qualcuno.